Benvenuti su News Cronaca. Nel video di oggi parleremo della spiazzante scelta fatta da Gino Cecchettin, che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Gino Cecchettin ha nuovamente affrontato il delicato tema dei femminicidi. La sua partecipazione al programma Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio, ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori. Nonostante l'attesa per la sua apparizione, ha ricevuto alcuni commenti negativi, evidenziando come temi mediatici sensibili possano sempre scatenare reazioni forti e talvolta irrazionali. Recentemente, è emerso che Gino Cecchettin ha ingaggiato una manager per gestire la sua immagine pubblica. Il nome è Barbara Barbieri, della Andrew Nürnberg di Londra, che si occuperà dei suoi rapporti con la stampa e di ogni aspetto della sua comunicazione pubblica. Questa notizia ha scatenato altri commenti online, con molti che esprimono perplessità sull'autenticità del dolore e del rispetto per le vittime, criticando l'uso di un'agenzia di comunicazione. Alcuni commenti sono sarcastici, con persone che ironizzano sulla notorietà di Cecchettin, suggerendo persino una sua partecipazione a Sanremo o l'assunzione di una guardia del corpo. Nonostante le critiche, ci sono anche voci che preferiscono mantenere una posizione neutrale, riconoscendo l'importanza dei messaggi di Gino per la sua battaglia contro la violenza sulle donne. Altri invece lo difendono dagli attacchi, sottolineando come si possa imparare dagli errori altrui e criticando l'eccessiva cattiveria di alcuni commenti. Tra le difese, si legge anche l'invito a mantenere il silenzio e il rispetto di fronte a tragedie così gravi, evidenziando la mancanza di sensibilità e buonsenso in alcuni commenti. E tu cosa ne pensi della scelta fatta da Gino Cecchettin? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.